Benvenuti a Studenti al Lavoro. In questa puntata siamo stati alla lezione di ricostruzione unghie con tecnica in acrilico, organizzata per le studentesse dell'Accademia delle Professioni e delle Arti del Benessere. Con le ragazze del terzo anno della scuola di estetica qui all'Enrico Fermi abbiamo istituito un corso di 2 giornate per imparare la ricostruzione in acrilico. La ricostruzione in acrilico si differenzia dalla ricostruzione in gel che tutti sanno fare perché il prodotto poi catalizzato sulle unghie non viene messo nella lampada a raggi ultravioletti, quindi catalizza l'aria. Quindi un metodo di ricostruzione che va bene per qualsiasi tipo di unghia, qualsiasi tipo di persona, ma soprattutto per chi tiene molto spesso le mani in ammollo, quindi per chi fa lavori sempre molto a contatto con l'acqua. È un corso veramente molto interessante perché comunque le ragazze hanno imparato una tecnica veramente molto vecchia rispetto alle altre, però praticamente nuova perché non viene fatta da nessuno. Il fatto che il prodotto poi si indurisca all'aria dà poco tempo alle ragazze comunque all'operatrice per poterlo sistemare bene sull'unghia, per dare una bella forma che sia una forma elegante e comunque non grande, non con tanto spessore. Quindi non è molto facile, ecco perché comunque sia non viene quasi mai insegnato. È stato scelto di fare proprio su richiesta delle ragazze questo tipo di corso perché appunto è una cosa diciamo nuova, innovativa, dà la possibilità poi alle ragazze, quando si troveranno ad affrontare il mondo del lavoro, di fare un lavoro molto tecnico ma completo, quindi di poter fare qualsiasi servizio sulle unghie delle clienti, perché questo servizio non è puramente estetico ma è anche, diciamo, tra virgolette curativo, perché ci permette di andare ad agire sui letti ungueali. Magari io penso anche ai traumi dei letti ungueali, soprattutto sui piedi, quindi quando c'è proprio la mancanza di unghie, oppure magari una, diciamo così, una cura per la micosi delle unghie che provoca proprio la perdita del letto ungueale, di andare proprio a ricostruirlo, quindi dare la possibilità alla cliente di scoprire anche i piedi in estate, quindi anche il piacere di mettere una bella scarpa, perché è un prodotto che viene utilizzato proprio per questo motivo, perché è molto forte, molto resistente ma allo stesso tempo molto elastico. Con questa metodologia loro possono fare un bellissimo lavoro sulle mani della cliente e dare anche una sorta di estetica diversa alle mani, perché possono anche modificare quello che è la fisiologia dell'unghia, parliamo solamente ovviamente di lamina ungueale, e dare anche per esempio dei colori particolari, quindi decorarle, quindi poi impareranno anche in un prossimo corso, impareranno anche a decorarle queste unghie con il corso appunto di micropittura, decorarle, quindi fare un servizio per esempio per una sposa, fare un servizio per una serata, quindi per personalizzare il servizio sulle mani della cliente stessa. Stiamo sistemando un'unghia già preparata appunto con la tecnica dell'acrilico, fatta in forma mandorla, okay, con una French bianca. Possiamo andare a dipingere, a creare un esercizio di micropittura, a fare un decoro in micropittura direttamente qui sopra. Ora la sto perfezionando per togliere le rigature della lima, per togliere degli avvallamenti che si possono anche essere presentati durante la lavorazione, e poi vado a levigare con un buffer. Adesso ho bisogno di un colore. Ecco qua. Nel Nel corso di micropittura non si impara a dipingere, in realtà si impara a dipingere sulle unghie, quindi fare una pittura microscopica, ma la cosa importante è che si impara a caricare un pennello per poter utilizzare il prodotto in maniera ottimale, quindi un colore acrilico in questo caso. Colori acrilici che sono atossici perché sono fatti da un'azienda italiana che produce colori per i bambini. Quindi con il nostro pennello andiamo a creare dei disegni ornati. Molto difficile perché c'è molta corrente, quindi il colore si asciuga molto facilmente. Con piccolissimi tratti abbiamo fatto un decoro. Adesso facciamo anche la tecnica dell'acquerello. Andiamo adesso ad acquarellare il colore. Per dare movimento al dipinto. Ecco qua. Una volta che il disegno è asciutto, andiamo a ricoprire con un prodotto che protegge e lucida l'unghia, quindi dà ancora più risalto al dipinto che abbiamo fatto. In questo caso sulla ricopertura in acrilico abbiamo messo un colore, appunto un colore acrilico diluito in acqua, facendo il dipinto. E ora invece in lampada abbiamo messo un prodotto che è un gel, che è un lucidante e un sigillante, così la decorazione non si toglierà più per 3-4 settimane, finché la nostra cliente non viene a farsi il refill o ribilanciamento. Il refill o ribilanciamento che è quello che le ragazze impareranno in un secondo step. Dunque lo sbocco nel mondo del lavoro per le ragazze che imparano questo tipo di mestiere, io lo chiamo proprio mestiere perché si fa con le mani e viene fuori tutto quello che loro hanno imparato, tutto quello che loro hanno dentro, quindi una forma di arte, no? Una forma di proprio lavoro artigianale. È un grosso sbocco perché ultimamente il mondo della ricostruzione delle unghie o comunque della nail art ha avuto un boom grandissimo, in Italia ora soprattutto è diciamo che è un lavoro che viene molto richiesto perché assolutamente di gran moda, perché comunque le donne e anche gli uomini che vivono nel mondo del lavoro comunque ne fanno un discorso di immagine, quindi una bella mano è un ottimo biglietto da visita, come poi insegno sempre a loro, quindi una mano curata, una mano non certo con delle nail art proprio molto pronunciate o comunque molto chiassose, però anche qualcosa di molto delicato è molto richiesto, perché è, diciamo, un distintivo anche, no, del benessere che comunque le donne hanno raggiunto, e c'è moltissima richiesta in qualsiasi centro estetico. Le ragazze possono andare a lavorare tranquillamente anche solo come onicotecnica, appunto loro hanno fatto il percorso di estetiste, quindi possono lavorare tranquillamente dove vogliono, possono appunto lavorare in proprio, possono lavorare come dipendenti, possono lavorare anche come freelance, perché possono andare a lavorare dove vogliono, non ci sono, diciamo, legislazioni particolari, non ci sono controindicazioni, perché i prodotti ovviamente sono tutti certificati dal Ministero della Sanità, quindi assolutamente innocui e comunque controllati, certificati, in particolare quelli che loro hanno usato in questi giorni sono veramente certificati sia in America sia in Europa sia proprio in Italia dal Ministero della Sanità. Quindi è un lavoro tranquillo, sano, e che comunque le ragazze dà, soprattutto se hanno una certa passione, hanno una certa creatività, dà la possibilità comunque di progredire, perché possono addirittura, io ne ho alcune che sono andate a finire a fare delle competizioni in ambito internazionale, competizioni che si fanno in tutto il mondo, in America, in Cina, ora nel Medio e nell'Estremo Oriente queste cose sono assolutamente richieste, sono presenti da tanti anni, ma adesso sono ancora più richieste perché sono proprio fatte con lo stile italiano. Lo stile italiano fa scuola nel mondo, perché noi italiani, ma soprattutto italiane, siamo molto attenti a queste cose, quindi abbiamo uno stile che fa invidia a tutto il mondo e che viene molto molto richiesto. Finisce qui anche questa puntata di Studenti al Lavoro. Continuate a seguirci sempre su Tef Channel.